Vabbè, basta con la musica, mi sono rotto il cazzo. Allora, questo è il secondo, sì, Sì, secondo episodio secondo. di Saga a Saga quattro Quattro mani, Mani. il rotocalco cinematografico Fammi del cinema entrare, della però. musa, nella La musa. musica, nella musica o anche della musa se vi pare. Comunque parliamo di, in questo caso, Il Padrino. E la saga prescelta di oggi, partiamo direttamente da Il Primo, Il Padrino, parte 1. Che cosa c'è da dire sul primo film del Padrino? Film che tra l'altro ho visto qualche giorno fa perché su Sky stanno facendo un canale sui film che hanno vinto gli Oscar Ah, ecco. praticamente. Quindi che cosa si può dire? Un film della Un Madonna, film della ragazzi. Madonna, se non l'avete visto, guardatelo. Musiche fantastiche, un Marlon Brando fenomenale, un Al Pacino della Un Madonna. Coppola perfetto, semplicemente perfetto. Musiche Nino Rota. Oh, la trama Sceneggiatura scritta anche da da quello Mario che. Da Puzo Mario e Puzzo, tra penso che l'altro. abbia collaborato anche Coppola, questo non, Sì, sinceramente non ricordo. sicuro Ad anche ogni Coppola. modo, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei film più famosi della Si storia, parla in di generale, mafia. si parla di mafia, anzi per l'esattezza si parla del cambio generazionale tra un padrino mafioso al quello successivo. Precisamente. Se non avete mai visto questo film, siete degli esseri inutili, vuol dire che non avete mai pigiato il pippolo di un televisore in vita vostra. Il secondo episodio invece di questa fantastica trilogia è quello intanto più premiato dal premio Oscar, visto che siamo in tema in questi giorni si parla di questo, e qua Quello vediamo. secondo me è meno bello, ma più Beh, interessante. molto interessante perché da una parte vediamo quella parte del romanzo che non era stata trattata nel primo, ovvero la giovinezza di Vito Esattamente, cosa Corleone. che invece nel libro viene trattato tutto in ordine cronologico, cioè dalla giovinezza alla morte praticamente. Esattamente, il giovane Vito Corleone interpretato da Robert De Niro questa volta, e vediamo qua l'ascesa e lo sporcarsi del nuovo padrino, appunto Michael Corleone, un fantastico Al Pacino anche qui, sempre più infame, sempre più È sempre zozzo, più americano. sempre più americano, che infatti accetterà di trattare gli stupefacenti. Secondo film veramente degno di livello, un grandissimo sequel, un'eccezione da Oscar, fantastico. Poi, terzo volume, terza parte della trilogia. Il film più inutile dei tre, un Sì. film Mi che entrambi ricordiamo abbastanza poco perché abbiamo visto tanti anni fa. ricordo che mi era piaciuto tanto Andy Garcia, c'era Sì, Sofia Andy Coppola. Garcia è tanta roba, abbiamo visto qualche scena comunque, quindi qualcosa di fresco c'è, ma in realtà c'è veramente ben poco da dire, un film che è Guarda. obiettivamente non brutto, un film che si poteva tranquillamente evitare di fare un po' come Trainspotting 2. Cominciamo già a parlare di un altro film che adesso Che a sta me è andando. piaciuto in Si parla realtà, comunque ma ora. sempre di sequel. In questo caso, comunque, anche per quanto riguarda Il Padrino 3, è sempre un gran film di Coppola, quindi è comunque Inevitabilmente bello. fatto bene. Quindi io, noi comunque ve li suggeriamo tutti e tre e rimanete con noi per il prossimo episodio di Saga a Quattro Mani. Ciao stronzi.